Ciao ragazzi, siamo appena usciti dalla presentazione di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Un titolo da poco. Mamma mia, un titolo incredibile. Una presentazione di circa mezz'ora con un estratto di gameplay ovviamente hands off per ovvi motivi. Ma che dire, Best of 3 a basse, molto probabilmente, Pasquale, che dici? Sentiamoci anche con gli altri, ma io direi di sì. Mi sbilancerei. Sì, mi sbilancerei. La solita emozione nel vedere i filmati di Metal Gear. Assolutamente, un trailer che è quello che tra l'altro è stato trasmesso qualche giorno fa, ma visto su uno schermo enorme con la musica altissima, era un'emozione da pelle d'oca. Ideo Kojima sa fare videogiochi, sa fare video e li fa veramente con una classe innata. A proposito di Hideo Kojima, finalmente Achievement Unlocked. Abbiamo la foto con Hideo Kojima. Una foto bruttissima perché c'era 2K, c'era il cartellone di 2K che faceva luce e quindi è venuta. Sembriamo quattro alieni. Esatto. Però siamo riusciti a fare la foto con Hideo. Che dire di questa presentazione? Un hands-off, una prima missione di una buona mezz'ora, un'infiltrazione sulla base con un rescue di un ostaggio, ma al di là della storia, al di là della trama, è incredibile il livello grafico. Sì, abbiamo potuto apprezzare l'open world. L'open world, innanzitutto, è vero. L'utilizzo della Mother Base per inviare support, per inviare il supporto aereo, esatto, per abbattere nemici. C'è questa cosa molto particolare, che in pratica è un sistema che permette di chiamare una sorta di palloncino. Sì, una sorta di palloncino aerostatico, tale per cui puoi caricare e spedire direttamente a Mother Base i nemici abbattuti, ma addirittura scatole, veicoli, esatto, oggetti che daranno exp o comunque punti o dollari da investire. Oggetti che mi sembra si possono richiamare poi nel momento in cui... Alcuni di questi possono essere richiamati. Pare. Ad esempio, dopo la missione siamo andati con l'elicottero alla base, esatto, e siamo ritrovati la pecora che avevamo dato precedentemente. Anche perché sono dei burloni. Chicca delle chicche è stata il personaggio da recuperare, il nostro obiettivo. Sì, sì, che era lo sviluppatore che stava guidando la demo. Un certo Chucky Chan, chi se lo ricorda. Un momento di grasse risate, insomma. Al di là di questi dettagli, un signor gioco. Non possiamo dire molto sul gameplay, ma sembra funzionare tutto, sembra essere fatto tutta l'opera d'arte. Io ho apprezzato molto la parte strategica, in fase di preparazione dell'attacco. Addirittura è possibile non solo con il binocolo andare a taggare per i nemici presenti, ma siccome sicuramente ce ne sono di non visti, possiamo richiedere un intel a Mother Base che va a indagare in maniera remota su quelli che non abbiamo scoperto e si indica particolari opportune zone in cui forse è meglio indagare. A quel punto basta rimirarle col binocolo e troveremo altri nemici. Davvero bella come cosa. Altra cosa, possiamo far scorrere il tempo. Se noi decidiamo di pianificare l'attacco durante la notte, noi possiamo far scorrere il tempo con fino il alla notte. Cigar, esatto. Un timelapse meraviglioso. Esatto, nel frattempo Snake, il nostro Snake, si fuma una sigaretta e il tempo passa. Le condizioni atmosferiche cambiano radicalmente anche l'approccio al gioco. La tempesta di sabbia, ad esempio, ci rendeva molto difficile identificare i nemici, anche se è individuato. Ma è strepitoso. Graditi ritorni, la pulsata sul muro che era scomparsa da Ground Zero. Attento una cosa, non ha nemmeno più bisogno di fare la bussata sul muro, perché adesso con il braccio meccanico riesce a fare lo stesso rumore e quindi lo fa in questo modo. È tornato lo scatolone, è tornato lo scatolone, fighissimo, assente, cosa esatto. Fighissima è che tu camminando nello scatolone poi a un certo punto puoi lanciarti senza farti vedere, il nemico va a cercare lo scatolone e a quel punto è finito. Altre cose. Ce ne sono così tante che guarda, facciamo quasi fatica a ricordarle tutte. La qualità è inutile, della qualità del prodotto è inutile parlare. Veramente assurda. Anche quelle poche cutscenes che abbiamo potuto vedere di livello encomiabile. Mamma mia, ma sia dal sonoro che dalla grafica, dal montaggio delle scene. La stessa personalità dei personaggi. Sì, assolutamente. Abbiamo intravisto. No, però forse non crede, no? Scalface è quel personaggio del presunto cattivo con la maschera, la faccia così da scheletro. Sì, si chiama Scalface, non ricordo. Ma ripeto, è una cosa incredibile. Dovessimo scegliere in questo istante un Best of the 3, sarebbe una durissima battaglia tra Phantom Pain e The Witcher 3. Ma in questo momento a caldo io mi sentirei di dire Phantom Pain, anche perché fino ad ora non avevamo visto nulla di... Adesso vederlo in azione con l'open world che funziona, con tutte le nuove features, è qualcosa di... dovete assolutamente vederlo. Avremmo voluto provarlo, però per adesso ci accontenteremo di questo. Ci accontenteremo molto.
Va bene, dai, ragazzi, qui siamo a posto, torniamo a divertirci tra i buffet della trap. Continuate a seguirci. Ciao!